flussi migratori e PIL pro capite. Sono due voci di valutazione immobiliare che solitamente l'agente immobiliare medio non fa perché ha una proiezione di mercato molto breve, nel senso che lui sa che l'appartamento sopra è stato venduto una cifra, l'appartamento sotto è stato venduto quest'altra cifra, di conseguenza quello in mezzo probabilmente avrà questo genere di valore. Ma noi che abbiamo invece un occhio più consulenziale e un approccio diverso alla valutazione, sono fattori che teniamo in considerazione, specialmente se veniamo incaricati da qualche istituzione che fa un'analisi di un mercato particolare, allora sono considerazioni da fare. Perché? Per spiegare semplicemente questo concetto, facciamo l'esempio di una fabbrica importante che possiamo conoscere, tipo la Fiat, nella quale tantissimi torinesi lavoravano e lavorano. Nel momento in cui abbiamo una situazione di questo tipo, quindi i soldi, l'indotto di quella zona arriva tutto da quell'azienda, ok? Quindi sappiamo che abbiamo un PIL pro capite facciamo di 1.500 euro. E che cosa succede nel momento in cui viene a mancare questa azienda? Vuol dire che andiamo a perdere PIL di quella zona. E quando si abbassa il reddito pro capite di una zona, a quel punto indirettamente si abbassa anche il valore immobiliare, semplicemente perché chi vuole vendere deve vendere a quelle persone che abitano in quel contesto e quindi dovrà abbassare il prezzo. E quando uno abbassa il prezzo, iniziano anche tutti gli altri, se vogliono vendere il loro immobile, a dover tenere come riferimento anche quello. Così è lo stesso principio dei flussi migratori. Quindi ci sono tantissimi paesini, magari specialmente li avrei visti anche nel sud Italia, dove se c'è stato un grosso flusso migratorio, abbiamo tante case che si sono svuotate. Quindi quando abbiamo delle case che si svuotano, abbiamo un numero di immobili che è superiore al numero di persone. Quindi chi vorrà vendere quegli immobili in quella particolare zona sarà costretto ad abbassare il valore. Così questo principio del PIL e dei flussi migratori ovviamente funziona anche al contrario. Nel senso, se abbiamo una zona depressa e arriva una grande azienda nella quale ci saranno grandi assunzioni o ci sono modifiche alla viabilità per cui la rende più accessibile o situazioni analoghe a questa, a quel punto sappiamo che quell'immobile e quella zona crescerà di valore ed è questo quello che è il lavoro che viene fatto per questi grandi fondi che arrivano con grossi capitali, analizzano tra tante voci di costo e di prospettiva, anche questo perché non sono ovviamente analisi che hanno una validità nel prossimo semestre, ma almeno hanno un quinquennio di valutazione. E quindi noi abbiamo magari comprato a poco una cosa che tra 5 anni varrà tanto, o viceversa. E queste sono considerazioni che vanno fatte in maniera approfondita e solitamente gli agenti immobiliari che hanno un polso del mercato molto attuale non fanno. Magari ne parlano, lo sanno, ma l'interesse dell'agente immobiliare che non ha un approccio consulenziale ovviamente è quello di vendere o di affittare e quindi nell'immediatezza e non nella prospettiva. Spero di essere stato chiaro in questo ragionamento che potrebbe essere magari un po' più complesso e spero di averlo reso più chiaro. Fammi sapere le tue considerazioni qua sotto e iscriviti al canale. Ciao! Ti serve una consulenza legata alla gestione del patrimonio immobiliare o all'investimento immobiliare? Scrivimi la mail che trovi in didascalia. Ciao!